abbiamo il nostro oggetto e tessuto su tessuto, un nastro per legarlo. La misura da prendere è: posizioniamo il nostro oggetto circa a metà del nostro tessuto nel tessuto, cerchiamo di prendere una misura tale dove comunque il tessuto arrivi ad una spanna circa sopra del regalo. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte, nella parte retrostante. Una volta trovata la misura, tagliamo il nostro tessuto nel tessuto. Ok, tiriamo su entrambe le parti, le congiungiamo nella parte centrale. Ora, di solito, vi faccio vedere verso di voi. Esatto, com'è l'arricciatura? L'arricciatura dovrebbe essere praticamente così. Vi spiego: dita, tolgo il pollice, lo appoggio sopra le dita che mi vanno sul pollice, tolgo il pollice sopra le dita che vanno sul pollice e via così. Vi faccio vedere meglio, vediamo se si riesce a capire, anche forse con questa qua. Allora, da questa parte, allora, le dita rigide, ok, mi vanno a chiudere il pollice. Stacco il pollice, vado con il pollice piegato, eccolo qua, sopra le dita. Stacco le dita, vado sopra il pollice. Questa è la tecnica dell'arricciatura, ok? Per cui, e tutti quanti la possiamo provare, possiamo fare. Poi, con la scusa che in questo periodo, dove comunque si usano spesso i guanti, difficilmente si riesce, perché il guanto, la maggior parte delle volte, si impegna, per cui il tessuto gli corre dietro. Allora, un altro modo, nel caso in cui ci fossero i guanti, tutte e due le mani, ok? Vado con le dita di una mano sopra alle dita dell'altra. Sposto, le altre dita vanno sopra, sopra le dita, alternate, creo l'arricciatura. Con i guanti decisamente mi trovo meglio così, per il semplice motivo che riesco ad arricciare completamente fino alla fine. Ora, al momento i guanti non ce li abbiamo, ripeto, dita, pollice, dita, pollice, dita, pollice, dita, pollice, e voilà, creo l'arricciatura da una parte, dita, pollice, dita, pollice, dita, pollice, e creo l'arricciatura dall'altra. Per cui io ho già creato, diciamo, quella che è la prima parte del mio pacchetto regalo. Ora lo devo legare, giustamente, prendo il mio pezzo di nastro, ok? Di solito è circa un metro. E vado a legare la parte centrale ben appoggiata al mio pacco regalo. Ok, faccio il legaccio centrale. Che cosa succede? Lasciamo perdere il nastro un momento. Ho queste due parti laterali che vado a tirare bene dritte e poi, seguendo la ricciatura che vi dicevo prima, dita, dita, dita che si incastrano con le dita, dita che si incastrano con le altre dita, ok, creo una ricciatura che mi va vicino al pacco regalo. E qui do un punto con la cambratrice. Lo stesso vado a fare dall'altra parte, ok? Eccomi qua, dita, le dita che sormontano. Cerco che siano circa alla stessa altezza, i punti, diciamo, più stretti della ricciatura, sia di qua, ok? Voilà. E mi ritrovo il mio pacchettino e già abbastanza carino. Ora chiudiamo la ricciatura perché così diamo una forma più omogenea, bene? Nella parte del fiocco quello che possiamo fare è il semplice fiocco alla francese, così viene chiamato, ok? E tutti sappiamo comunque fare. Messe a pari le due code, e voilà, il nostro regalo è confezionato.